Oggi 23 marzo si festeggia la giornata mondiale della meteorologia e sarà sicuramente una giornata splendida con tanto sole e cieli liberi da nuvole. E la notte appena passata non poteva che essere spettacolare, visto che anticipava una giornata così importante, notata davvero bella e molto luminosa. Ah sì? Dimmi allora perché c'è qualcuno che dubita e non si fida ancora di te. Poi c'è quello di sé, se qualcosa va storto ti chiede ma come, perché qui da me. E la notte di stelle, di chiari, di luna gli sembra diversa col senno di poi. Si lamenta ogni volta se c'è un imprevisto, non era previsto che fosse da lui. Lui, no no lui no. Le temperature in questa giornata in cui noi meteorologi siamo protagonisti raggiungeranno punte in gran parte d'Italia abbastanza alte, ma soprattutto in una zona con punte estreme piuttosto strane per il periodo primaverile e concentrate principalmente in alcune aree dove il sole cocente si farà sentire di più. Certo! E perciò come mai sto al parcheggio da un po' col maglione, giubbotto e perfino il kiwi. Ma ci sei o ci fai? Punte estreme di caldo ti prego, ma dai, sei mai stato da noi? Più che il sole cocente da come si è messa la bella stagione, da qui se ne va. Io mi son pettinato, fonato, più volte laccato, ma tutti mi aspettano là, 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 col rosso di sera. Sincero, che col rosso di sera bel tempo si spera.